Aspetta. Ma dottore, ma lei è sicuro sta cosa? Ma dove è andato, scusi, oggi? Io non ho capito, perché la vedo vestita come se fosse andata in via Garibaldi. Cosa ha fatto, scusi? Ma no, io sono. Sai che cosa, Mao? Prima che inizi il programma, sono preoccupato. Sono preoccupato. S'allontani però, s'allontani da sta cosa, E che va bene, ma anche te che diffidenza, è? Ma scusami, come che sono diffida? solo. Ma Ma è tenga una le cosa. distanze! Ma tenga le distanze, non è il caso che si avvicini così, mi sputa addosso poi, scusa. Va bene, era una cosa per essere in Dia lì. confidenza, Ma sì, prima ma che siamo inizia. già. Comunque, dobbiamo cercare il modo un po' fine di dire alla popolazione che questo coronavirus non prende l'intestino, cioè non fa venire la sciolta, perché io non trovo più carta igienica. Ma vabbè, ma che c'entra, dottore? Lo sa la gente com'è? Si accaparra subito le cose che non scadono, che dice vabbè, io sto tranquillo, almeno su quello. Vabbè, ma Ci doveva pensare prima, dottore. quanto caga la gente? Scusa, Vabbè, ma Mao. siccome dici dai, già che devo mangiare, poi, capito? Vabbè, allora io le volevo chiedere una gentilezza. Lei non è che mi può allungare due o tre rotoli Scusi, chiamando. ma cosa le allunga? Dottore, siamo in diretta! Siamo in diretta! Ciao, Come siamo va? in Siamo diretta. Ma in allora. diretta, dottore, oggi Ma una. perché fate sempre questi scherzetti? Fate Ah, sempre questi noi facciamo scherzetti. gli scherzetti. Noi Va facciamo gli bene. scherzetti. Dottore, oggi una puntata speciale, anche perché, come vede, abbiamo questo blocco nero, ma non lo È rimarrà vero che neanche. c'è una terza postazione, c'è un tappo nero, proprio sotto di me. C'è un tappo nero che adesso andremo a scoprire perché abbiamo il piacere di avere qui con noi un super DJ Ah, sì. che proprio in questi momenti qua, diciamo, di coronavirus, sta confezionando dei mixtape. Lei sa cosa sono i mixtape, Certo, lo so perché anch'io ne ho fatti tanti di mixtape, Maunit, non se li ricordo che gliel'ho dato tanti io di quei mixtape. no? Va bene, Sinceramente adesso. non me li ricordo io. Comunque, vabbè, sarebbe una scaletta di canzoni, no? Una scaletta di Ciao. canzoni selezionate dalle abili e sapienti mani di DJ Margiotta, che è qui con noi quest'oggi. Pronto DJ, mi sente? È pronto con la sigla? Oh, buongiorno. Che sorpresa, che sorpresa. Accenda una luce, faccia qualcosa al buio lì, cos'è? Che sorpresa. E vabbè, in penombra, i DJ. Ecco, Ma non lo sia di me. Margiotta, che sorpresa. Abbiamo la casa uguale io e lei, Margiotta. Ah sì, ma infatti seguendo il programma me ne ero reso conto di Ci quel sono frigo delle là dietro. similitudini. Eh sì, la scopa vedo anche. Non vorrei, Margiotta, che qualcuno possa pensare che lei viva in un monolocale. Ah, Ma no, però alla scala, vede che alla scala, guardi, perché se posso dire, a c'è me sembra che l'attico. potreste vivere nello stesso monolocale, magari siete nello stesso monolocale, non me ne siete accorti, perché io vedo proprio le stesse cose, avete il frigo uguale, cioè siete Ah, nello stesso beh. monolocale, Ma parlatevi no, direttamente. no, lui mica questo, Ma cos'è? cioè, Cosa? voglio dire, Cos'è? questo dici? Madonna, ma cos'è? Ma cosa Va fate così? bene, allora Anzi. a questo punto, Mao, io vorrei invitare il nostro DJ Margiotta a mettere una sigla. Ecco, essendo lui un uomo musicale, cosa ha scelto per oggi per Tanto noi? non si vede niente, Margiotta, non si vede, o mette una luce o non si vede, vediamo un buco nero noi lì, è buio, forse ha Margiotta, chiuso le guarda. tende, adesso tira fuori il Ah, disco. guarda che le bollette per 2 mesi non si pagano, esageri, Margiotta. Poi Accenda la luce, DJ facciamo i Margiotta. conti dopo. Ecco. Corso Corvo presenta Accasalto, diario giornaliero del coronavirus. Ospite con noi quest'oggi, DJ Marciotta. Ah
abbassa, abbassa, abbassa sta cosa che non si capisce niente, abbassa. Mamma mia. Mamma mia, Malgiota. Da Malgiota. Come mi piace ballare a me, Mau. Lo so, le manca un po'. Le mancano tante cose perché lei è anche stato ballerino, vero? Io nasco con la danza, io comunque se vuole beva, è Margiotto. Si faccia un cicchetto. Se a voi era, si faccia una birra, sì. Era un caro amico di Truciolo. Ma io, sì, io combiando a Vallone, Enzo. Ricordiamolo, grandissimo ballerino, grandissimo ballerino. Avevamo praticamente iniziato insieme, poi abbiamo preso due carriere diverse perché io... Giusto per far capire, esatto. Iniziai a fare il Politecnico e quindi abbandonai con la danza. Ma non parliamo di me per cortesia, perché no. Chi si loda si imbroda. Parliamo del nostro ospite, perché DJ Margiotta ogni settimana adesso, prima lo faceva ogni mese, se non sbaglio ogni settimana lei fa un mixtape, è vero Margiotta? Sicuro, certo. Messo in difficoltà. Mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere perché è una produzione corto e quindi ogni settimana metto, assemblo insieme questo mixtape di almeno 15 brani lo diamo in regalo, comunque si può scaricare gratuitamente sul sito di Corto e so ascoltare sulle varie piattaforme come iTunes, Spotify e oltre. Tutto gratuito o dobbiamo così per il disturbo dobbiamo qualcosa? Se vuole può mandare sempre qualcosa al mio cioè l'indirizzo PayPal, con PayPal può fare un'offerta se... per la bolletta per la bolletta per la bolletta, per la bolletta. Allora dottore, va bene, ci pensa Mao che lui è ricco di famiglia, non si preoccupi. Non era lei quello ricco di famiglia. Senta, dottore, però noi chiaramente DJ Margiotta come personaggio pubblico come dire, affermato, lo conosciamo come DJ, però magari è bello anche conoscere un po' l'uomo, diciamo, l'uomo che sta dietro. Noi il nome in codice di Margiotta adesso lo possiamo così svelare. Noi tra di noi ci chiamiamo, quando chiamiamo Margiotta, come lo chiamiamo noi? Capa fresca. Lei magari vuole spiegare bene questo concetto di capa fresca, perché uno magari dice capa fresca cosa vuol dire, cioè. Allora spieghiamolo, perché io da tutti gli anni che conosco Andrea Margiotta, abbiamo anche fatto tante di quelle cose insieme, io ha una dote questo ragazzo, è sempre allegro. È sempre allegro, io l'ho visto sempre, lei sa io sono un uomo anche introspettivo, un po' chiuso. Ecco, invece Margiotta l'ho sempre visto allegro e dentro di me, come mi diceva a me mia mamma mi diceva che capa fresca c'ha questo, ecco, perché era come per dire qualsiasi cosa succedeva rimbalzava, scivolava, e Margiotta è come se avesse un King Way addosso che qualsiasi cosa succede guarda adesso fuori c'è l'apocalisse, guarda che fai, nessuno ha una bella faccia come quella di Margiotta, guarda che roba, anche se si vede poco, anche se si vede poco solare, anche se buio però è solare. Se a Margiotta gli fai un elettroencefalogramma non viene fuori niente. Come piace a noi. Ma questa non è una bella cosa. Non perché, nel senso è un uomo che dentro ha vitalità, ecco, è pieno di vitalità, dentro la testa c'ha le pigne, nel senso che lui pensa solo alle cose legate al vivere, al, come dire, alla al voler musica, vivere, alle cose che gli alla piacciono. Musica, alle gioie, bravo. Che bello, ecco questo. Così un po' un ritratto anche dell'uomo che sta dietro, spesso c'è. Tra l'altro, a tal proposito, mi giungono sempre delle lettere dai nostri amici che ci ascoltano, li ringraziamo perché sono sempre tanti e noi veramente siamo grati a loro, anche perché Mao stanno partecipando a questo Up to You, ovvero ci stanno facendo l'elemosina, e ce ne sono diversi che hanno contribuito
e hanno scritto per Mao, abbiamo visto che se la passa, Mao c'ha figli, sentite, e allora se la passa male diamo qualcosa. Vabbè, ce la passiamo, insomma, non è che ce la passiamo bene tutte e due, possiamo dire tutte e tre, visto che c'è Margiotta. Comunque adesso non stiamo lì a... Vabbè, ma lei se la passa peggio. Comunque, sta diventando una persona molto simpatica, Mao, tant'è che fammi leggere questa missiva che ha scritto Sara Adani. Sara Adani? Sì. Sara Adani? Bah, non lo so. No, non so. Sara Adani. Scusami, Sara Adani, non è che... pensavo che fosse, vabbè, tanto Sara. Margiotta è svenuto, però tra un po'... No, ecco, andata a prendere una birra Margiotta, adesso arriva. Va bene, allora leggo velocemente questa lettera, ma lega. È l'unico modo per fargli sapere che la gente ci vuole bene, e in questo caso vuole bene a lei. Allora ci scrive Sara Adani, buongiorno direttore, c'è una premessa, che faccio, la leggo, una premessa, vabbè la leggo, dai. Legga, cosa deve fare? Buongiorno direttore, non so se si ricorda di me, ero primo violino alla Scala quando ancora lei dirigeva l'orchestra. Scusi, che non sa leggere la musica, cosa dirigeva? Sono passati un po' di anni. Non se lo ricorda più. Sì, mi diceva prima del suo trasferimento alla Filarmonica di Berlino, era quel periodo che poi io lasciai, andai. Vabbè, comunque è una premessa, Mao, fammela lei. Meno male. Temo di non ricordare, cara amica, comunque... Sara, ecco. Comunque va avanti la missiva e dice: oltre ad essere violinista, sono mamma del piccolo Marco, un bimbo dolcissimo che come unica sua passione ha la musica e il canto, capito? Simpatico. Sì. Il idolo di mio figlio Marco, il suo idolo è Mao. Capito? Mao. Diceva che per Mao, per i maschietti, è un pochino come Violetta per le femminucce, no? E se lei anche per i bambini è un'icona. Se lei dice così mi fa piacere, ma è una bella responsabilità. Dovreste vederlo, mi dice la mamma, cantare China Stuck Away con la sua chitarrina in mano, e ne imita anche la voce e le movenze di Mao. Ecco. Sarà... mio figlio lo fa con Michael Jackson, si figura. Lo dice, immaginatevi Mao, ma vestito meglio. Ecco, così dice la mamma di suo figlio. Vabbè, fa piacere, grazie. Fa piacere. No, però fa una domanda. Ecco, chiedo a lui, a Mao, se per favore lei può porgergli questa missiva. Marco vorrebbe venire tanto ospite al salotto di Mao, ma ha solo 6 anni, è troppo grande. No, va bene, dico che va bene, solo che adesso col salotto l'abbiamo sospeso, e appena ci sarà la possibilità di tornare, diciamo, a fare degli spettacoli, chiaramente invitiamo volentieri anche il figliolo. Non è troppo grande, si figuri. Noi facciamo anche delle cose in collaborazione con Roberto Bovolenta, che c'ha l'auto. No, perché ormai sanno tutti che il salotto di Mao è diventato un po' come il coro dell'Antoniano, e allora voleva sapere se 6 anni era troppo grande. Ma che male c'è, scusi, non ho capito. Anzi, noi guardiamo la gioventù e lei sta lì a fare le punte, non ho capito. Non, cioè. Non faccia il meridionale, non, subito non se la prenda. Non si avvicini, però, non si avvicini, stia al suo posto, stia là. Non diamo allora, questa idea. Io approfitterei, Mao, della presenza del nostro caro Andrea Margiotta, che tra l'altro, come ben ha spiegato, presenterà questo mixtape. Quando lo possiamo trovare in rete il mixtape, Margiotta? Lo trovate da subito, online, quindi è già online. Quindi è già online. Basta andare sul sito corto, oppure su Spotify, digitare My name is Andrea Margiotta, but everybody calls me DJ Margiotta. Ha capito come vuol dire in inglese? Il titolo. Complicato, il titolo mi piace. Ma, no. Ma lo sai che lei, Margiotta, è identico a Giorgio Moroder quando era giovane. Giorgio Moroder, è vero. Non la sento, Margiotta. Grazie, parli meglio. Molto... È vero, grazie mille perché... Grazie mille. Ci ringraziamo.
è un complimento. Vabbè, perché lei Moroder lo frequentava da giovane, scusi, non ho che perché si ricorda di Moroder da giovane, lo frequentava così. No, perché io nei tempi di Baby is Blue, Baby is Blue, io l'ho conosciuto, Giorgio Moroder a Milano, l'avevo conosciuto, avevamo fatto. Mao, lei mi sottovaluta, anche Mano di Banco, quello di Banco. Che Mano di Banco, quello che ha aperto con quel pezzo, quello è un pezzo di Mano di Banco al Charleston, se non ricordo il Charleston, vicino alla collina, era un locale. No, anche... certo, sì, ho capito, quello di Corso Casale lì, un po' più su. Tanti anni fa io ho avuto il piacere di aprirgli un concerto a Mano di Banco, ecco. Bellissimo. Noi avevamo aperto il concerto e avevamo chiuso la sua carriera, ecco, così basta. Sì, però esatto. Almeno è stato lì presente, cioè, bene, certo. Bene. Sapevano che c'eravamo noi e non è venuto nessuno. Vabbè, comunque io pregherei Margiotta di preparare un brano musicale, se ce l'ha, perché è arrivato il momento, grazie, è arrivato il momento del rubricone. È arrivato il momento del rubricone. Rubricone sembra una cosa. Della rubrica. Perché non la vogliamo chiamare rubricone? Ma perché sembra un po' il rubicone, sembra, sai, quel il rubicone, sembra una cosa, un confine, allora, quasi. Quest'oggi ci non faccio lo spiritoso, sembra il cabaret, sembra far ridere. A fare il piacione, a piacere alla gente, va. Ah no, sto solo cercando di andare avanti in italiano, ecco, tutto qua. Va bene, allora quest'oggi noi ci collegheremo, siccome ce l'hanno chiesto tanti amici ascoltatori, radio amatori ascoltatori, come li vogliamo chiamare, radio amatori. Molti sentivano la mancanza anche di un esperto in tema zoologico, perché molti stanno vivendo solo con l'animale e non sanno quali consigli, cioè chiedono delle cosette. Allora noi lei così è in questo momento, no? Vive solo con l'animale. Io, bravo, anch'io sto vivendo solo con Succhiello, con l'animale che è in me. Esatto, quello volevo dire. E allora sai, andiamo incontro alla gente con questo collegamento. Allora noi, se Margiotta è pronto con la sigla, vado vada proprio, va, ecco. Visto che proprio parte va per fare, dove ce l'hai in una, dove ce l'hai in un altro vano il, la, ma come fa lei, ecco. Cerca di muoversi nel monolocale, è partita la sigla, allora siamo pronti. Non la sento ancora arriva. Attenzione che stiamo per collegarci con un esperto di zoologia, adesso parleremo del mondo degli animali, non so esattamente chi ci si affaccerà alla finestrella tra poco, ma intanto qui il DJ Margiotta avanti con la sigla! No. Oronzo! Pronto? Mamma pronto? Mia, chi è? Pronto? È che abbiamo un cowboy qui, pronto? Tu sei un cowboy, quindi siamo in collegamento dal West. Non la veda, Mao, non la veda. Non mi veda, ma mi sente però. Aspetta un attimo che sto parlando con mio figlio. Oronzo, la smetti di piangere. E che cazzo, fai l'uomo, hai 5 anni. Ah, ne hai 3. Minchia, te li porti bene. Dai, a papà. Non posso prenderti il pesce rosso, dai, e poi chi lo porta giù a pisciare il pesce rosso, dai, ma mi ci vede con la palla sera e mattina giù al parco a fare i bisogni al pesce rosso, ma dai, sembra una maga con la sfera di cristallo che predilige il futuro. Ti ho comprato già, Ma che c'entra il pesce rosso, quello deve portare giù a pisciare, cosa sta dicendo, scusi? Ma non si mette nelle cose familiari, non mi si mette dentro le cose familiari. Ah, lei è quello, il difensore degli animali, è arrivato il difensore degli animali, eccolo qua. Sì, è lei il classico. Oh, la dobbiamo smettere noi di prendere troppo la parte degli animali. Ma gli animali, l'amico dell'uomo, è amico dell'uomo? Che cazzo di amici c'hai? Che amici c'hai? Non ho capito cosa vuole, scusi. Cioè, tipo il cane. Ma tu metti il cane, l'amico dell'uomo. Il cane a mezzanotte non è che abbaia a voce bassa. Ma che educazione è?
Ma dove sei? Ma dove credi essere? Ma abbassa la voce. Vabbè, ma quello ogni tanto, non è che tutti i cani a mezzanotte abbaiano, cioè. Mica sono dei gufi, un cucù, mica un cucù. Il cane è il mio migliore amico. Ah sì, allora quando ti molla la donna, voglio rompere il coglione al cane a telefonare. Ma secondo te torna? Ritorna? Ma lei ritorna? No, no, non ritorna, vaffanculo, non torna più. Vabbè, ma adesso che c'entra? Che colpa ne ha il cane, non ho capito. Il cane è il mio migliore amico. Ah, il tuo migliore amico. Allora, quando fai il trasloco, rompi il coglione al cane a portare il frigorifero, non a me. Hai capito? Ma che c'è? Ma ognuno deve chiedere, non è che il cane fa altre cose, che c'è? Se le chiede al cane di portarle la spesa. Ma gli animali dicono, gli animali sono buoni. Ah, sono buoni gli animali. Il lupo? Il lupo. In 5 contro 1. Quando prendono la preda sono sempre 5 contro 1, ma è giusto una cosa, ma dimmi tu. Ma quello gente... è il loro modo, devono sopravvivere anche loro, il loro istinto, che c'entra, ma, scusa. Allora, perché non vai con il popotamo? Vattela a prendere col popotamo. Allora, tu sei lupo, vai col popotamo e il popotamo fa un culo così, tipo, hai capito? Ma come fa un lupo a incontrare l'ippopotamo? A parte che l'ippopotamo, come fa a incontrare un ippopotamo un lupo? Che l'ippopotamo sta nella savana e il lupo sta... Tu vai da solo col popotamo, ti fa un culo così il popotamo, hai capito? Ecco, in cinque, poi cosa vanno? Ce la vanno a prendere? Questo è bullismo, i lupi se la prendono sempre con i più piccolini, oppure con quello malato, con quello... Ma che non è che se la prendono, sono predatori, che c'entra? Ma che schifezza è gli animali... Ma vai a fanculo, va. Ma adesso non diventi volgare, non si arrabbi. Ma io mi arrabbio perché amo gli animali più di me stesso. Ah, meno male, meno male. E poi parlo con i vegani, ma a Pasqua ha mangiato l'agnello. Ah, io l'agnello non lo posso mangiare, il lupo se lo può mangiare l'agnello. Com'è? O funziona per tutti allo stesso modo? Allora... O funziona per tutti allo stesso modo, allora non facciamo le cose fatte a uno un modo o un altro modo, hai capito? Ma ci sono differenze, scusi, quello è un animale, cioè vive in branco, cioè per forza l'agnello è una cosa che si mangia, non è che può mangiarsi. Ma guarda che quelli sono fetendi, gli animali, tu vai a credere agli animali, va bene, comunque. Cosa c'è adesso? Cari amici, dentro il mio libro che ho scritto, quest'oggi parleremo di come, dopo tutte queste cose belle che vi ho detto sugli animali, oggi parleremo come fare per entrare nell'habitat naturale dell'aquila reale. Ah, mamma mia, bellissimo! L'aquila reale, devo ricordarlo a tutti gli amici, non è un animale mansueto come può essere, che so io, la spigola, il fagiano, l'opossum, la stella marina, il geco o l'alabastro. Ecco. Ma che c'entra l'alabastro, scusi? Ma è un animale molto più cattivo, è praticamente un bastardo. Ecco. Ma che c'entra un bastardo? Cioè, anche lui è un rapace. Di carattere severo come uno slavo, l'aquila reale non ama il frastuono, la chiacchiera, il carnevale, le feste patronali, proprio il contrario di Margiotta, capito? Margiotta ci lavora lì, che c'entra, scusi. È molto chiuso, è molto rigido, capito? È rigido. In natura l'aquila reale lo troviamo disponibile in due modelli. Benzina e coupé, l'uomo e la donna, l'uomo e la donna. Ma allora sono due generi, che c'è? No, maschio e femmina, che uomo e donna, cioè due modelli, l'uomo e la donna. Ecco. Il primo si differenzia dal secondo perché durante la fase che precede l'accoppiamento, ovvero il corteggiamento, si mostra molto gentile, tollerabile, mostra più attenzione alla propria pulizia, si lava, si cambia le mutande, va in palestra, assume poche carbonate, zuccheri, si taglia i peli del naso, le orecchie, cambia i calzini, ecco, per poi, dopo l'accoppiamento, ritornare il cesso di sempre. Ecco, quindi Sono delle analogie con gli uomini anche qua, diciamo. Ecco. Non fa solamente nella parte del corteggiamento. Sì. Quando per delimitare il proprio habitat naturale, l'aquila reale che cosa fa?
ecco, non mette come noi recinzioni staccionate, rinchiere zimcate, no, ecco. Sì. Ecco come farebbe un rino. No, lui per delimitare il suo spazio urina a destra e a manca. Ecco, ma non è vero, ma l'aquila adesso mette, ma cosa sta dicendo? Ma lei è un etologo, poi, scusi, non ho capito. Fa schifo, fa schifo. Pisciacchi, hai capito? È come. Scusa, fammi fare. È come se io mi comprassi un Opel Corsa e invece di farla immatricolare ci piscio sopra. Ci piscio sopra e quindi quella è mia, capito? Vabbè, è diverso, scusi. No, sono roba da matto, sono roba da matto. È come se io debbo, ho comprato una barca, la devo varare, invece di buttarla una bottiglia di champagne contro alla barca, ci butto l'esame delle urine. Perché no? Potrebbe anche essere una cosa, eh? Potrebbe anche essere un rito, che ne so io. Può essere, adesso non escludiamo niente. Ma c'è una roba da mai, intanto mi stava squillando il telefono, scusa. Sotto pressione, vabbè. Comunque, cari amici, adesso io ho raccontato un pochettino del carattere di questo animale. Spero che vi possa essere interessato diciamo tutto ciò che vi ho mostrato. Vi do appuntamento alla prossima volta, perché parleremo di un altro animale interessante, ecco, che è il cocuari. Chi? Non ho capito, che ha frizzato un attimo, ha detto un nome che è rimasto fermo lì. Adesso magari si riprenderà, dottore, ma per adesso è rimasto fermo su una specie, non ho capito, cocuari. Lei, Margiotta, ha capito di cosa stai dicendo, dottore? Cosa ha detto? Cocuari, cos'è? Si è bloccato, vabbè, che ha detto una roba talmente una cazzata enorme che secondo me l'hanno bannato. Oh, è tornato tutto. Siamo rimasti, non abbiamo capito qual è l'animale. Cosa ha detto? Un giaguaro? Ma questi sono quelli della Lipu. Sono quelli della Lipu che mi fanno. Questo è Greenpeace. Fanno bene. Va bene, allora non vi rubo altro tempo. Ci sentiamo la prossima volta che parleremo del cocuari. Coguari, cosa sono sti coguari? Non ho capito. È delle bestie feroci. Ah. Margiotta, vai con la sigla. Alla prossima. Grazie, arrivederci. Torni nel West. Arrivederci. Torni pure nel West. Arrivederci. Anche Margiotta è andato a mettere il disco, è andato nell'altra stanza, perché anche Margiotta abita nella casa di Lo Sapio, ormai l'abbiamo capito. Parte la sigletta per salutare. Mamma mia, che è qua? Scusate, ma mi ero assentato, sono andato in banca. Va bene, vi ricordiamo che tutta la settimana la colonna sonora della vostra settimana sarà quella di DJ Margiotto, quindi andate in tutte le edicole e ma scaricate. Quali edicole? Scusi, ma adesso sui social, Spotify, adesso non dica edicole. Va bene, ma anche lei com'è difficile. Ma non solo difficile, però diamo delle indicazioni precise almeno, non mettiamo confusione nella gente. Va bene, allora oggi siamo andati perché avevamo l'ospite, siamo quasi in chiusura, caro Mao, di questo appuntamento. È bello quando c'è l'ospite perché il tempo passa. Come passa il tempo quando si fa cultura? È pazzesco. Bravo, è vero. Con Margiotto è una garanzia. Con Margiotto è una garanzia, tutto fila liscio, tutto fila liscio. Comunque veramente, Margiotta, abbiamo anche il frigo della stessa marca, sembra che viviamo nella stessa casa. Vado ad aprirlo? No, che l'eco quando lo richiude poi dà fastidio all'audio, che non c'è niente dentro, non far vedere. Di questi periodi bisogna avere il frigo pieno. Prima l'ha aperto e c'era dentro un limone, un dado, ecco, e un uovo. È una serie di bottiglie di birra, però quello mancava. È chiaro, quella bere è un uovo, ecco. C'è poco tempo, mi fai dire che ieri il vincitore del nostro quiz è stato Riccardo Castelli, Adriano Blundi.
Complimenti ad Adriano che ha dato la risposta esatta ieri. Sì, qual era? Parigi, non era semplice. Non c'è tanto tempo per fare il quiz di oggi, è molto veloce, non vi do le materie, quindi Mario, ne scelga una a caso. Io farei a questo punto, oggi farei zoologia, visto che siamo andati bene. Ha scelto la materia giusta, fisica. Allora, quale tra questi elementi crea più aria al mondo? Ecco, quale tra questi elementi, se vi dico, crea più aria al mondo? Ma cosa vuol dire crea più aria? Scusi, adesso non è per... Cioè, in che senso crea più aria? Cioè, fa più sposta aria. L'aria. Fa più certo. Aria. Sposta l'aria. Allora, se lei aspetta un attimo, che è precipitoso, e lei è carattere impulsivo, Mauro, lei è carattere impulsivo, deve stare tranquillo. Allora, quale tra questi elementi fa più aria? Allora, un ventilatore, un ventaglio, Mauro, lo sto poi facendo così. Ma non ce la faccio. Un ventilatore, un ventaglio, un compressore... Ho un piatto di legumi. E meno male che non ha detto mangiato da qui, perché sennò era proprio. Cioè, vabbè, ci vediamo. Quindi vuole ripetere per favore l'elenco? Ha detto un ventilatore, un ventaglio. Un ventaglio è spagnolo. Un ventaglio spagnolo, sì. Ecco, messo anche un compressore. Sì. Presente un compressore, certo. O un piatto di legumi. Sì. Quale? Se ci vuole metto anche le castagne bollite, voglio dire, sono tutti. A quel punto non so più cosa scegliere. Comunque lasciamo il quesito lì, vedremo quali saranno le risposte domani e chi vincerà questo quiz. Diciamo che l'hai fatto breve, ma diciamo interessante, molto interessante. Bene, molto bene. Interessante. Ma io volevo ringraziare il nostro ospite. Questa mezz'ora è scivolata insieme a Margiotta, ma non avevo dubbi. Margiotta, lei vuole salutare qualcuno, visto che è confinato a casa sua da 30 giorni? Vabbè, saluto Arianna, che compì gli anni oggi. Tante auguri, poi, e poi tutte le amiche e gli amici che seguono sulla pagina di Corto Corto, Roba Forte, tutta la ballotta. In giro per grazie dottore, grazie, noi dobbiamo ringraziare e salutare anche tutti, cioè tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e in particolar modo anche tutti coloro i quali ci hanno anche, come dire, dato un aiuto concreto oggi diciamolo, ringraziamo sempre. Salutiamo anche, che un po' che non lo vediamo, Yuri e Daniela, Yuri Bossuto e Daniela, salutiamo anche Sandro Calderini che c'è anche lui, c'è. Thank you very much, che si va ad aggiungere alla lunga lista di tutti coloro i quali ci stanno veramente dando una mano concreta in questi giorni, come dire, di carogna virus, veramente grazie ancora, sono tanti, ricordo. Adesso cercheremo di ringraziamo chiaramente sempre Michela, Luisa, Valerio, Cristiana Pensa, Roberto, Enrico, Paolo, Marco, insomma io adesso Stefano, di nuovo Alessandra, Marco, Alessandra, sono tantissimi, Jacopo, Sergio, Stefano, insomma sono veramente tante persone alle quali veramente vi ringraziamo perché ci state... Sì, vi ringraziamo di cuore, come Mao, diciamo, io sono un tipo moderno, quando dico vi ringraziamo di cuore, mi piace fare così. Cosa fa? Semplice, così, non ha visto? No, non l'ho visto, cosa fa? Bueno, semplicemente. Ma non ci riesce oggi, non le viene manco quello. Ma forse come? Vuole... Qua viene fuori, non viene ma fuori. Viene, forse voleva dire così. No, non viene fuori un cazzo. Ah, neanche a me viene fuori, oggi non viene fuori. Vabbè, oggi allora non viene fuori perché c'è lo sciopero dei cuori. Ah, allora... oggi viene. Adesso viene. Vabbè, come mai a me non viene? No, è venuto, adesso è venuto, dottore. È venuto, Forse gliela se no facevamo come fanno i giovani, no? Come fanno? Ah, così? Sì, vabbè, esatto. Facciamo. Allora. Esatto. Margiotta, lei è un maiale. Ci sentiamo domani alle 17. Va bene, grazie ancora e arrivederci. Ma giusto, metto una sigla per salutare invece di stare con le mani, faccia qualcosa, scusa. Ma dove ce l'ha il mix? Ce l'ha nell'altra stanza. Dove ce l'ha?
dal andate vicino. A incontrarmi che state là vicini, andate a salutare. Ce l'ha dal vicino, mannaggia. Mao, la carta igienica, Mao. Stia lontano, la carta igienica.